ultimi 6 minuti di gioco. Vai. Brutto questo pallone per Doulin, che muove all'esterno per Ibrahim Diarra. Ottimo l'uscita dal frontale, ottimo il riciclo, la velocità di Remy, la Merah cambia un'altra volta direzione, non lo ferma neanche Jimmy Hislip, non lo ferma neanche Jimmy Goppert. Siamo a 5 metri dalla linea di meta di Castro, il pallone che va a largo, vai, salta tutti, meta di Richie Gray dopo 7 minuti di gioco, azione infinita di Castro, conclusa nella maniera migliore possibile. E non era mica al passaggio largo su Richie Gray, e quindi buono l'idea, insomma, di fare quella palombella, quel passaggio così alto per arrivare a lui, mentre rivediamo la fuga di La Merah, molto bravo a rimanere in piedi, ma soprattutto bravi i francesi a muovere subito il pallone, a non farsi invischiare in quel raggruppamento. Ecco il passaggio incriminato di Bai su Richie Gray, alcuni irlandesi in mezzo, un'occhiata al giudice di linea e poi la decisione di Owens comunque di andare a verificare. Meta segnata, arriva anche l'ok di Derek Bevan, in settiva Cronin al lancio, a due mani Kevin McLaughlin, cassaforte Leinster, provano ad abbattere i giocatori di Castra, l'intervento regolare di Babio, è un pallone recuperato da Castra, provano a farlo vivere i giocatori francesi. Garcia, vai, sfrutta anche la scivolata di Gordon Darcy per attaccare quel canale. Ancora Garcia, Thales sale bene a far la spia, Brian O'Driscoll che non riesce a mettere a terra La Merah, bravo poi a liberarsi, grosso da gas alle gambe, gioca il 2 contro 1, all'interno cercato e trovato Brice Doulin, spettacolo Castra che dopo 20 minuti va sul 12-0. Una meta da manuale con un'azione fantastica e la capacità di creare, vuole rallentare il gioco, raggruppamenti veloci, palla sempre viva, mai punti di riferimento alla difesa, anche in questo caso guarda come c'è proprio la volontà di andare a giocare subito fuori, e La Merah che attira su di sé tre avversari. Questo passaggio è difficilissimo perché riesce ad infilare il pallone tra due avversari che stanno chiudendo su di lui, quindi davvero grande capacità di correre alla massima velocità, ruotare, ma pur sempre a 5 metri dalla meta avversaria. Tutta l'esperienza di Leinster adesso serve per segnare a tutti i costi. Castra ha già rubato due mischie alla squadra irlandese, è buono l'impatto da questo lato di Mike Ross, attenzione che non c'è da forzare la girata né da un lato né dall'altro, un pallone che Jimmy Hislip per un momento tiene dentro, poi Reddan lo muove per Goppert, attacca la linea, ha battuto l'avversario diretto, va oltre Jimmy Goppert, partita riaperta dopo 29 minuti di gioco. È una meta che non ti aspetti in prima fase, cioè proprio da una fase di conquista, quindi mischia ordinata, un passaggio e meta, tra l'altro un pallone vinto retrocedendo, quindi mi sa che è proprio l'occasione per i tecnici di Castra di arrabbiarsi tantissimo, perché è un errore che non si deve commettere con l'avversario di Goppert che va troppo verso l'esterno, anticipa il movimento, non c'era nessun sì, in un primo momento sì, poi l'arbitro dice via le mani e allora riprendono il controllo del pallone gli irlandesi. Azione infinita per Leinster che ora è nei 5 metri difensivi di Castra, c'è spazio al largo, Goppert attacca la linea, lui resta in piedi, va oltre e va a marcare. Questa è una meta comunque che segna una grande squadra. 2 minuti oltre la fine del primo tempo, continuare a crederci, sfruttare ogni occasione, e alla fine arriva la seconda meta personale in partita di Jimmy Goppert. È la meta di una squadra che ci crede davvero e che nonostante le tante difficoltà dimostrate finora ha voglia di reagire. Goppert pare davvero impossibile da fermare, è già la seconda volta che sguscia via dal difensore, dal placcaggio del difensore, addirittura si libera di due avversari e poi allunga il braccio oltre Gray per... Pure Foster, forse, pallone rubato. Non dei migliori questo passaggio per Doulin, non dei migliori questo calcio di Doulin. E allora contrattacco Leinster, Carney, un drop da molto lontano. Ed è un drop che finisce in mezzo ai pali, incredibile. Per la prima volta in partita, Leinster è davanti al punteggio. 58 sul cronometro, 17 Castra, 18 Leinster. Unico nel senso che nonostante una partita che si mette così male, continuano a credere in quello che fanno con grande serenità, anche sbagliando, però è proprio, diciamo... Shane Horgan, Brian O'Driscoll, Malcolm O'Kelly, fra i Leinsterman con più di 50 presenze in Heineken Cup. Pallone recuperato da Castra, altra chance allora per i francesi. Ancora Kirkpatrick ad attaccare la linea, c'è ancora però Jimmy Goppert in campo. No, sembrava allora soltanto, avevo visto un gesto dell'arbitro che sembrava chiamare il cambio. La grafica francese non ci ha dato una mano per tutta la partita, no. Quindi è entrato comunque Ian Madigan. Kian Healy, c'è sostegno a destra,
lo sceglie Jordi Murphy, chiude la partita, Castra eliminato, il Leinster ha un piede nei quarti di finale. È proprio la fiducia che ti porta anche a questo finale, un Leinster che è solidissimo mentalmente, bella azione, passaggi perfetti, la difesa di Castra completamente battuta all'interno da Ili, bravo a portare il pallone al petto al momento del contatto e poi a riportarlo a due mani per cercare il sostegno di Murphy e consegnare il pallone. Guarda, palla al petto perché prima devo battere gli avversari, poi però la devo rimettere a due mani perché è solo così che sono pronto a passare il pallone sia a destra che a sinistra. Il sostegno migliore è quello di Jordi Murphy, che ultima azione della partita, come detto. Rallentato il pallone di Leinster, prova ad andare fino in fondo e arriva. Potrebbe essere la meta. Torna al tuo posto, per favore, al giocatore che provava a mettere pressione all'arbitro. Qui comando io. Meta assegnata a Rémi Lamera. Sbaglia Julien Thomas, finisce qui. Leinster 29, Castra 22. A Swansea, vittoria di Northampton 29-17 contro gli Ospreys a una giornata dalla fine della Pool 1. La classifica dice Leinster 17, Northampton 13, le altre, Castra e Ospreys, sono eliminate. Bella partita, direi di chiudere.